questi due movimenti del libro, cioè questo frullo, diciamo, no? Questa energia che va in alto, what a lark, questo tensione verso l'alto, verso il cielo e poi il plunge, volevo leggervi due piccoli brani, due brevi brani. Uno all'inizio, appunto quando Clarissa apre le porte della sua casa che si sta preparando per ricevere questi ospiti e la sua festa. Che può sembrare banale, frivola, in realtà è per Clarissa il suo modo di. È un'offerta, no? Questo invito agli altri a condividere, no? La casa, l'allegria dello stare insieme. È davvero, va davvero colta questa profondità di questo gesto quasi mitico, no? È la donna che apre la sua casa, che fa entrare gli altri e vuole offrire che cosa? La felicità di stare insieme, la gioia di stare insieme, no? Questo è lo spirito con cui lei fa la sua festa. Se non che cosa accade? Che oltre a questa apertura c'è appunto questo precipizio. Questo andare verso l'abisso, verso il basso, cioè la morte, e questo lei lo descrive perfettamente quando nel mezzo della sua festa arriva questo famosissimo dottore da cui è andato proprio quel pomeriggio stesso. Septimus, e che voleva ricoverarlo. E per fuggire al quale, appunto, Septimus si butterà dalla finestra. E lei descrive, il medico dice, la moglie del medico dice che un giovane si è ucciso, e lei a questo punto, Clarissa, si ritira. Un giovane uomo, è quello che Sir William sta raccontando al signor Dalloway, si è ucciso. Era stato in guerra. Oh, pensò Clarissa, nel bel mezzo della mia festa, ecco la morte. Ecco, a questo punto Clarissa si ritira perché deve pensare, cioè deve accogliere dentro di sé questa notizia. È più che una notizia, è una conoscenza. Deve far spazio dentro di sé alla conoscenza della morte e si ribella, no? Che bisogno avevano i Bradshaw di parlare della morte alla sua festa? Un giovane si era ucciso e ne vengono a parlare alla mia festa. I Bradshaw parlavano della morte. Ecco, lei deve accogliere questo. E la cosa meravigliosa che ci restituisce Virginia Woolf, è nella scrittura, ecco, ci fa sentire che Clarissa vive, quello è il modo di conoscere che ha Clarissa, condivide, no? Con Septimus che non conosce il suo gesto. Si era ucciso, ma come? Si era buttato dalla finestra. D'un lampo il suolo era sfrecciato in alto. Alla cieca le punte rugginose dell'inferriata l'avevano infilzato, trafitto. Giaceva lì, per terra, col cervello che batteva, boom, boom, boom. E poi un gran nero lo soffocò. Lei lo vide così. Ecco, questo è un momento in cui cogliamo, no, grazie al modo in cui ce lo restituisce Virginia Woolf, che ci può essere una empatia profonda e che di questo tipo di conoscenza Clarissa, la signora superficiale, in realtà di questo tipo di conoscenza è capace ed è una conoscenza che significa proprio la condivisione, no? Di una sensazione, di un'esperienza. Lei è in quel momento anche Septimus.